Non solo calcio, è davvero un piacere essere qui a Bano Domizia. Siamo in compagnia con l'assessore al turismo, allo sport e soprattutto allo spettacolo di Bano Domizia, il dottor Giovanni Di Meo. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera, ben rivisti. Allora, complimenti perché con Grande Agnello sold out, davvero una piazza gremita a Bano Domizia, avete portato un nome importante come Enzo Grande Agnello, però vi ripetete perché adesso addirittura c'è anche Peppe Barra tra un po' sul palco. Sì, dopo Grande Agnello abbiamo pensato a quest'altro grande artista del napoletano, che il maestro Barra, praticamente, che stasera speriamo di ci dia delle bellissime emozioni. Insomma, stiamo percorrendo questo percorso così musicale un po' più vicino al napoletano, perché in effetti il pubblico qui ci si ascolta, la maggior parte è napoletano, quindi vogliamo deliziare loro. Assessore, ma non c'è due senza tre, perché addirittura il 21 lo ricordiamo, Enzo Avitabile. Accellole. Sì, Accellole avremo Enzo Avitabile, il 21. Ripetiamo, 21 agosto. Napoletani, venite assolutamente. Enzo Avitabile. Gratis, sicuramente, organizzato con soprattutto dall'assessore al commercio Francesco Barretta, che mi ha chiesto un po' di collaborazione, e faremo quest'altra bellissima serata. E poi c'è anche Pino. Avremo Pino Insegno il 25 agosto a Piazza Compassa. Avremo Pino Insegno. Abbiamo un nome importante. Insomma. Pino Insegno, che farà 58 sfumature di Pino, che è una commedia teatrale bellissima. Piazza Compassa, 25 agosto. È la sagra dei fagioli che tutti aspettano. Parlata dalla nostra 46esima edizione alla sagra 46esima. Dei fagioli. Perfetto, dal 73 non abbiamo mai saltato un anno. Quindi sono 46 anni che facciamo sta sagra, ogni tanto cerchiamo di rinnovarla, ogni anno rinnoviamo un pochettino, quest'anno avremo delle sorprese, però invito tutti a partecipare, perché i nostri fagioli, che sono fagioli locali, voglio ricordarlo, sono fagioli squisiti e cucinati dalle nostre anziane, con delle ricette di... Quindi saranno ad hoc. Ricette di 40 anni fa. Facciamo dire, magari. No, sono segrete, non credo che glielo diranno. No, assolutamente no. Allora, come ha detto Enzo Grande Agnello nell'intervista, l'ultima intervista che abbiamo fatto proprio al Cumea, ha detto che bello, qui a Bano Domizia c'è un'area di qualcosa di positivo. Soprattutto anche alla giunta comunale del lavoro, no? Ce la stiamo mettendo da oggi, tutto. Eri qui, insomma, a mettere a posto. Cioè, voglio dire, comunque. Noi siamo una giunta, un'amministrazione operaia. Come lei sicuramente avrà visto oggi, noi ci diamo come da fare. Sarri, quindi. Noi ci diamo da fare. Alla Juve, quindi voglio dire. E a me non dispiace. Vabbè, lasciamo perdere, questa parentesi, va benissimo. Però voglio dire. No, ci stiamo dando da fare, non solo con gli spettacoli, per così deliziare un po' la gente con qualche serata, con degli ottimi spettacoli, ma soprattutto ci stiamo impegnando su strutture organizzative di cui ha bisogno Bano Domizia, di cui già ho parlato l'altra volta, quindi non è solo turismo lo spettacolo, no? Il turismo è anche offrire alla gente dei servizi che a Bano Domizia in questo momento mancano, ma che un po' alla volta riusciremo a fornire. Vabbè, anche perché siete da poco, cioè voglio dire un anno. Le idee ci stanno, i fondi pochi come al solito, però ma ci riusciamo, anche con la polizia sicuramente. Municipale, no? Abbiamo fatto anche delle assunzioni di stagionale, abbiamo un nuovo comandante che è una persona veramente molto molto professionale,
che veramente sta facendo un lavoro meraviglioso. C'è l'area di rinnovamento, questa è la cosa rinnovamento. Noi ci siamo. Il mare è pulito. Il mare è bellissimo, in attesa anche di questi interventi grossi che riguarderanno tutto il territorio Domizio con la bandiera blu e il master plan. Noi abbiamo avuto tantissimi fondi, come pure il comune di Sesto Lung. Rinnoveremo tutta la nostra rete fognaria, come pure farà il comune di Sesto Lung, sempre per dare un mare a Baia sempre più bello. Allora, noi vi diamo un appuntamento importante, ci saranno anche le telecamere di Non Solo Calcio il 21 agosto a Cellole. Enzo Avitabile. Il 25 avremo Pino Insegno, intervallate e non mancate dalla nostra Sagra dei Fagioli il giorno di Ferragosto, il 15 agosto. Allora assessore, grazie per essere stato con noi, un saluto agli amici Non Solo Calcio. Grazie a voi, venite a Baia perché stiamo facendo cose meravigliose. Seguite lo spettacolo. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per chi non ha fortuna, canto per te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità, cammino e canto la rabbia che mi fa. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te. Amici Non Solo Calcio, è davvero un piacere essere qui a Baia Domizia col grande maestro Peppe Barra. Ciao Peppe. Buonasera, buonasera. Tante persone sono qui ad aspettarti perché sono curiosi di questo tuo spettacolo e di quello che riuscirai ad offrire e a trasmettere, no, alle persone di Baia Domizia, e sono tutti napoletani, giochi in casa. Io come sempre cerco di divertirmi col pubblico, il pubblico si deve divertire con me, deve ascoltare e deve anche imparare delle cose, perché ci sono delle belle cose culturalmente molto importanti che devono sapere. Per cui Napoli non è solamente quello che sappiamo, c'è anche la grande cultura della ex grande capitale d'Europa. Ecco, allora è quello il segreto di Peppe Barra, che cerca di trasmettere quello che è la cultura napoletana. La cultura napoletana è riduttivo dire cultura napoletana. Diciamo che Napoli, come ho detto prima, era una capitale d'Europa, per cui parliamo di cultura europea. Qui a Baia Domizia immagino che un po' è la prima volta, o già sei stato? No, già sei stato? Com'è possibile? Dopo 50 anni di carriera, la prima volta che vengo a Baia Domizia? Io intendevo perché c'è area di rinnovamento, dicevo nella ultima Baia Domizia, con questa giunta comunale che ti ha portato. L'assessore Di Meo, sì, che è lì. Ma io sono sempre venuto qui. Questa è la mia. Nella mia carriera ho sempre. Al Vittoria scommetto. Dappertutto, io sono stato dappertutto. Per cui se no. Ti ha colpito di Baia? La cultura. La cultura di Baia, Baia Domizia, cioè è una zona archeologicamente, culturalmente molto importante, per cui non è solamente o bagna, come se fu bagna, la ebbe o mare, è anche un fatto di cultura importantissimo. L'avessero gli stranieri quello che noi abbiamo qui a Napoli. E non sappiamo valorizzarlo, però grazie alla nuova generazione ci stiamo adeguando.
Peppe, l'ultima sarai al Teatro Cilea, vero? A febbraio? Sì, a febbraio, con uno spettacolo di prosa, chiaramente, sempre all'insegna della cultura. Portiamo un personaggio importantissimo per la cultura napoletana, che è il Monsignor Perrelli, che è uno dei personaggi più importanti a livello storico della rivoluzione partenopea. È un personaggio molto strano, strambo e folle. Grazie a Peppe Bara per essere stato con noi. Adesso noi andiamo di là e ci godiamo il tuo spettacolo. Grazie. Bene, buon divertimento. E te voglio dare mon vasillo, tiene ca, tiene ca, tiene ca, a pezzechillo te l'ha già dare. Tiene ca, tiene ca, tiene ca, che sta bocchella ma fa morire, e non c'è sta giorno bella così, faccia sta bocca, mono vasillo, a pezzechillo l'hai da piglia. Tiene ca, e tiene ca, e tiene ca, vuova nannilla, visto vasillo, a pezzechillo l'hai da piglia. Vasillo, tiene ca, tiene ca, tiene ca, a pezzechillo te l'ha già dare. Tiene ca, tiene ca, tiene ca, che sta bocchella ma fa morire, e non c'è sta giora bella così, va già sta bocca, mono vasillo, a pezzechillo l'hai da piglia. Tiene ca, e tiene ca, e tiene ca, vuova nannilla, visto vasillo, a pezzechillo l'hai da piglia. Amici Non Solo Calcio, è davvero un piacere essere con una delle organizzatrici della grande Arena Virgilio. Ciao Stefania. Ciao, Pellegrino, cara. Che piacere vederti. Mamma, fa un caldo, guarda, ci vuole proprio questo ci vuole questo bel ventaglio dove ci sono... Rinfresca idee, ecco. Ventaglio rinfresca. Allora dai, allora diciamo un po' tutti gli eventi, dai. Allora, guarda. Allora, qui gioco in casa, li adoro. Gaeta. Ah, sì, no, sì, qui questo. Gioco in casa, okay. Allora, il 13 agosto abbiamo Made in Sud, tutta la trasmissione. Ma viene anche Mario e Nando? Certo, davvero? Come no? Vengono lì, tutti. Poi abbiamo il 16 agosto White Sensation, allora, che è una 13, serata di... Lo ripetiamo, 13 agosto... Made in Sud. Poi abbiamo il 16 agosto White Sensation. Allora, aspetta, qua ci vuole proprio una presentazione ad hoc. Sul grande. Mitico. Grande, un mitico, un grandissimo artista. Certo, il 18 agosto che è Massimo Ranieri. Cioè, mia mamma è impazzirata, cioè, ma tu hai visto... Che forza che tiene ancora Massimo Ranieri, a che cosa forza. Fa? A tenerla, cioè, noi questa forza. Io se mi metto a fare due flessioni svengo, invece con lui canta mentre fa le flessioni. Mamma mia, porca. È un pazzo, ma ancora figo, bravissimo. È ancora figo. No, no, devo dire che ha ancora il suo fascino. Mannaggia. Sì, 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 sì. Poi, poi abbiamo il 21 agosto, una anche serata un grande nome. Pazzesca con Gino Paoli. Cioè, guarda, Gaeta... Abbiamo desiderato tantissimo Gino Paoli, già lo volevamo fare l'anno scorso, poi alla fine non ci siamo riusciti. Anche perché lui è uno, invece è importante che l'avete portato lì. Certo, certo, no, 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 farà una serata veramente stupenda a Gaeta il 21 di agosto. Si divertono i ragazzi. Poi sì, Lolli Party, con tutti i colori, tutti saranno colori, tutti super colorati. Il 23 agosto. E poi il 24 agosto siamo preoccupatissimi perché ci sarà Luque gratis. Allora, diciamo una cosa importante, quanto costa il biglietto? Allora, per Made in Sud abbiamo due settori, sì. 33 euro il primo settore, 25 euro il secondo settore. In poi base abbiamo dove si seguono, sì, Massimo Ranieri, abbiamo tre settori, il primo settore 52 euro, il secondo settore 42 euro. 52 le fanno. Sì, le, tutte le prime file, poi abbiamo 42 il secondo settore, 32 il terzo settore, okay. Poi abbiamo Gino Paoli,
30 il primo settore, 20 il secondo. Vabbè, settore. È guardabile, dai, voglio dire. Sì, e poi Luca è gratis e poi Holly Party, quelli sono per i ragazzi. Là è molto semplice. E i biglietti come devono fare ad acquistarli? Allora, cosa i biglietti, guarda, noi abbiamo più di 25 prevendite in tutto il territorio. Anche a Baia Domizia. Anche a Baia Domizia, al centro. Al centro sociale di Baia Domizia c'è il tabacchino, l'edicola, che vende i biglietti per appunto tutti gli spettacoli di Arena Via Virgilio. Perché quando qui non ci sono gli spettacoli, perché i giorni sono diversi. Sì, sì, sì. Ma poi è un altro target, è un'altra cosa. Qua gli spettacoli sono. Ma il 21 non avete nulla. A posto. Qua gli spettacoli sono gratis. Sono diversi. Invece lì a Gaeta sono a pagamento. Anche altri quindi. Nomi, voglio dire. Certamente. Senti, allora, ogni anno organizzate davvero una bella cosa lì all'Arena Virgilio, ma soprattutto, diciamo, qual è il vostro segreto, dai, come organizzatori? Guarda, il nostro segreto è che, vabbè, che lavoriamo tantissimo e non ci fermiamo mai, questo ma è il vero segreto. Tu lavori col tuo compagno, ma litigate? Tutti i giorni. Cioè, riuscite poi a trovare? Tutti i giorni, veramente, noi siamo tre soci e litighiamo tutti i giorni. È cognato l'altro socio? È di Gaeta. Non è cognato, la team vende. No, nulla. Meno male, perché altrimenti è guerra in famiglia. No, assolutamente. Dico, ma poi lo sopporti nella vita privata, che già lo sopporti lavorativamente? Guarda, lo sopporto più nella vita privata che lavorativamente. È diverso allora. Sì. Senti Stefania, grazie per essere stata con grazie noi. Grazie a te, sei sempre. Dai, magari ti veniamo a trovare qualche Venite, volta. Venite, vi aspetto. Dai. Ti veniamo a trovare, un saluto ai amici di Non Solo Calcio. Nel frattempo noi ci sventoliamo. Venite all'Arena, all'Arena Virgilio. Ventaglio rinfresca idea. Ciao. Volesse addivantare un albero rosa, tata fa scintillatore che sto bene. Volesse addivantare un po' che sole, tata fa sentire calore che sto cuore. Volesse addivantare un po' che vento, tata rasica forza rinda bocca tua. Volesse addivantare come silenzio, vada fa sentire tutti i respiri tuoi. E basama, perché stavolta basama. Crirama, ma non te cerca più.
ecco fatto. Ma che stai facendo? Ehi, ma non hai saputo niente. All'incrocio mi è venuto un gollo, mi ha scippato la sella, ehi, ha già mandato le fotografie per assicurazione. Ehi, ma non l'hai pigliato un istame senza soldi? Ma come hai fatto colpa senza nulla? Oh, colpa, ma qua colpa, l'hai pigliata tutto fuori. E la pavarrata facevo colpa. Chiamato mestruzzo. E perché? È perché mi ha già cattato la macchina fotografica per fare fotografia o cavallo e mi ha già scudato il cattolo cavalletto. Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero.